amiche ed amici di Rete 8, bentornati a questo nuovo appuntamento con Abruzzo dal vivo, il tour che vi accompagna all'interno dei paesi abruzzesi. E questa sera siamo a Fan Adriano, esattamente nella frazione di Cerqueto, e ci troviamo all'interno del Museo Etnografico del Gran Sasso. Abbiamo scelto questa location come inizio di appuntamento, poi usciremo un attimo fuori perché ci sarà l'intervista con il grande Riccardo Zappa, chitarrista italiano, poi torneremo all'interno per ascoltare le voci degli amministratori locali e conoscere dalla loro voce un po' la situazione, non solo a livello di ricostruzione ma anche sotto l'aspetto sociale, perché questi sono territori dell'entroterra che hanno sicuramente bisogno di tornare e a vivere, e Abruzzo dal vivo serve proprio a questo, e noi di Rete 8 Tour Village saremo qui a Cerqueto per raccontarvi questa spettacolare serata. Ci vediamo dopo. Siamo all'interno del Museo Etnografico del Gran Sasso a Cerqueto, frazione di Fano Adriano, e siamo con il vice sindaco di Fano Adriano, Angelo Mastrodascio, che si è dato un bel da fare per questo evento importantissimo con il chitarrista Riccardo Zappa. Noi lo abbiamo prelevato, lo abbiamo portato qui dentro per farci un po' spiegare che cosa possiamo trovare all'interno di questo meraviglioso locale. Noi vediamo tante attrezzature sicuramente utilizzate tantissimi anni fa per i pastori della zona, che naturalmente battevano questo territorio in lungo e in largo. Sì. Sì, è un museo, anzi il museo di etnografico di Cerqueto è uno dei primi, forse il primo nato sia in Abruzzo che in Italia, come esempio di museo etnografico, perché è nato nel 1964 e quindi all'epoca ancora certi pezzi che sono qui si utilizzavano ancora come per lavorarci, quindi era agli albori del... E poi, insomma, poi il museo è stato, il paese è piccolo, quindi è stato un po' surclassato da tanti altri musei, però comunque come esempio è rimasto, è anche noto, gli studiosi lo conoscono, quindi è conosciuto in Italia da questo punto di vista, almeno per quelli che si occupano di etnografia. Prima, a microfoni spenti, parlando con dei conoscenti qui della zona, dicevo museo che è aperto credo ad ogni tipo di donazione, non solo a livello economico ma anche oggettistico, proprio perché in molti hanno secondo me dentro le proprie case questi attrezzi, piuttosto che, vedo un organetto qui davanti a noi, una vecchia fisarmonica o anche delle radio, quindi un museo che può essere... Flauto in pietra, uno dei pezzi unici. Ah, eccolo, sì, la nostra Maria Carandante subito ce lo fa notare. Quindi dicevo, un museo in fortissima espansione, malgrado un territorio che purtroppo a causa del sisma si è leggermente spopolato. Uno spopolamento che purtroppo stava già avvenendo, però poi il sisma ha accelerato un po' questa situazione. Sotto l'aspetto della ricostruzione, Cerqueto, Fan Adriano in generale, com'è messa? Non è messa proprio bene, come immagino tutti i paesi del cratere. Effettivamente sì, c'era già uno spopolamento in atto, però il terremoto poi ha accelerato di molto questo. Anche se non ci sono stati danni grandi e evidenti, comunque le case, soprattutto le seconde case, che erano tenute forse un po' meno bene delle prime case, hanno subito danni, e le seconde case erano quelle in cui tornavano i turisti, e quindi praticamente d'estate, mentre prima tornava più gente, adesso anno dopo anno vediamo, insomma, che c'è uno spopolamento abbastanza evidente. Ci sono diverse problematiche, forse molto di queste problematiche sono molto dipende dai ritardi che, insomma, si dice sempre della ricostruzione, ma comunque questi ritardi sono dovuti a diverse cause, ma soprattutto alla difficoltà di
quelle che sappiamo tutti della ricostruzione della parte burocratica. Abruzzo dal vivo naturalmente serve anche a questo, un tour che deve necessariamente mettere in evidenza le bellezze del territorio, dell'entroterra, e noi invitiamo tutti gli abruzzesi e non solo a venire qui al Museo Etnografico del Gran Sasso di Cerqueto, perché davvero ci sarà l'occasione di conoscere la storia abruzzese, la storia di chi viveva questo territorio tanti ma tanti anni fa, e lo ripetiamo questa sera l'occasione magica di ascoltare uno dei chitarristi più importanti nel panorama nazionale, e cioè Riccardo Zappa, che ci intratterrà circa un'ora e mezza con la sua favolosa chitarra a 12 corde. Allora rimanete con noi. Con Riccardo Zappa in una location forse un po' diversa rispetto alle classiche esibizioni, però può avere sempre un suo perché. È bello, bello. No, ma sono abituato io a queste cose un po' fuori dagli schemi, quindi non è una sorpresa, anzi mi piace qua. Qui alle nostre spalle c'è il Tolos, un Tolos che sarebbe poi il rifugio dei pastori, che poi dentro, credo, con la lavorazione dei formaggi, anche per alimentarsi un attimino dopo le giornate faticose. Qui a fianco anche il palco, che sarà la location dove ascolteremo che tipo di musica e quale repertorio. Sì, beh, diciamo, per chi non mi conoscesse, io suono la chitarra. Sono una chitarra particolare che ha 12 corde. E poi sentirete, il suono è abbastanza magico, poi l'importante è che piaccia cosa suono, però in partenza già si presenta molto bene. E io ho svolto una carriera lunga 21 album pubblicato sino a oggi, alcuni sono entrati nelle più accreditate classifiche di vendita alla fine degli anni 70, e non mi sono mai fermato. Naturalmente da allora la musica è molto cambiata, cioè ormai il compact disc come oggetto non è più una meta per nessuno, le mete per i musicisti sono diventate tutte altre, e credo sia un periodo questo di transizione, finché non si capirà bene cosa ci stiamo a fare noi musicisti. Probabilmente la cosa più decente che stiamo facendo sono i concerti, ecco. In generale la soddisfazione professionale maggiore qual è? Quella da solista, oppure vedere che un album dove lei ha accompagnato tantissimi artisti italiani ha venduto parecchie copie? Sì, una volta avevi quel riferimento lì, poteva essere quello e poteva avere più o meno importanza, non è detto. Adesso nel mio caso, che sono passati diverse decine d'anni, la mia soddisfazione è di incontrare adesso delle persone che sempre si ricordano della mia musica, non solo, ma per loro costituisce un momento bello, un momento in cui la riascoltano, perché la musica ti riporta a quel periodo magico che penso conoscano tutti, che si chiama progressive, no? Dove tutti noi musicisti abbiamo dato il meglio di noi. Quindi la musica è quello, la soddisfazione adesso è certo rincontrare le persone e condividere con loro quel momento bello, suonandogli di nuovo quelle cose, è tutto qua. Abruzzo dal vivo è un tour che vuole far conoscere, vuole far rivivere quelle zone colpite dal sisma. Tornerebbe in questi posti, perché immagino che anche a livello enogastronomico ha assaggiato qualcosa di particolare. Sì, ma intanto non è certo la prima volta che io suono da queste parti, le conoscevo già, e adesso sì, è un'occasione bella. Noi musicisti siamo un po' delle vele al vento, perché non devi guardare. Sovente facciamo anche dei percorsi quasi inaccettabili, perché magari stai a Bari, ma se ti chiamano a Bolzano, il musicista ci va. E dopo deve scendere, dico, per dire a Roma, fa quel giro lì, ma è perché non è coerente, non ha senso, magari vai quasi in pari ora che ci sei fatto.
però hai quello se no non fare il musicista, cioè fai un'altra cosa, fai. Quindi a prescindere dai tanti chilometri, dalle tante tappe, manca ancora tanto per la pensione di Riccardo Zappa. Ma quando andrò in pensione non si sa, non so bene quando avverrà, perché così lì un musicista è sempre in attività, è un lavoro così particolare che tanto una persona magari che svolge un lavoro pesante non vede l'ora di fermarsi e dire vabbè da oggi ho finito. E qui c'è la passione. Qui è viceversa, qui speriamo che non finisca mai questa cosa perché sarebbe una cosa triste, mentre nell'altro caso è una cosa allegra la pensione. Grazie mille e buon Grazie concerto. Grazie a voi e buon ascolto. Ciao a tutti. All'interno del Museo Etnografico siamo con un ospite, Lucio Di Marzio, rosetano ma cerquetano di adozione, perché mi hanno raccontato che da qualche anno ha scelto di acquistare qui un appartamento piuttosto che un villino, e allora io adesso sono curioso, perché noi naturalmente apprezziamo queste scelte di vita che rigenerano il territorio, l'interno dell'Abruzzo, a discapito della costa adriatica. E allora perché questa scelta? No, non è a discapito della costa adriatica, per carità, perché il mare è sempre nel nostro cuore, però è la bellezza dell'Abruzzo che è mare e montagna, quindi perché non sfruttare le due bellezze che abbiamo? Quindi
il mare è vissuto tutto l'anno e la montagna vissuta anche tutto l'anno, intercorrendo, facendo dei periodi al mare, fine settimana in montagna, visto che c'è questa possibilità, questa ricchezza che il territorio nostro ha, noi ne approfittiamo chiaramente. Prima mi diceva, parlando anche con sua moglie, lei è un architetto, quindi naturalmente anche sotto l'aspetto strutturale ha un occhio diverso nella scelta, ha avuto un occhio diverso nella scelta della location appunto da acquistare. Consiglierebbe Cerqueto ai tanti rosetani e non solo, cioè di spostarsi verso l'interno per riscoprire territori fantastici che spesso e volentieri non sono pubblicizzati? Certo, sì, sicuramente lo consiglierei e l'ho fatto perché ho amici di Roseto che sono venuti a Cerqueto, proprio oggi hanno iniziato dei lavori, hanno acquistato un rudere in pietra e quindi si sposteranno, ecco, il fine settimana qui a Cerqueto. Riscopriranno così la bellezza della montagna, di questi posti molto tranquilli, molto rilassanti, e noi veniamo dal mare, che è rilassante, però è una vita diversa, un modo diverso di vivere le giornate, le fine settimana. Quindi lo consiglio vivamente, ci mancherebbe, questo è un posto veramente per i bambini, noi abbiamo due bambini piccoli che qui stanno veramente bene, respirano bene, quindi è un ottimo posto per ritrovare la famiglia e gli amici. E anche perché io lo voglio ricordare sempre, da Roseto, lo prendiamo come esempio perché Lucio è proprio di quelle zone lì, a Cerqueto con circa 45 minuti, 50 minuti, con calma, si va dal mare alla montagna. È davvero, il territorio abruzzese offre questo, la provincia di Teramo ha questa peculiarità e allora noi vogliamo invitare tutti gli abruzzesi a vivere qualche giornata al mare, ma quando c'è la possibilità anche di salire in questi posti come Cerqueto per rigenerarsi e respirare aria nuova.